c'è un altro collegamento online, è Modena Marco, ed è un libro che io ho volutamente inserito alla fine, a conclusione di questa strada, perché si intitola proprio Resistere con la R tra parentesi. E io ho parlato di resistenza un po' per tutta la sera, con da 30 anni a questa parte faccio. E questo libro non parla, buonasera, non parla propriamente di Calabria. Vuoi? Cioè, voi? Mi sentite? Sì. Prova a parlare. Adesso? Senti? Sì, sì, si sì, sente bene. Okay. Allora, questo libro non parla propriamente di Calabria. Buonasera. Buonasera. Però ho voluto inserirlo perché effettivamente abbiamo fatto una riflessione anche con Marco. Cambiando un po' il nome del paese in cui si tratta del libro, è quasi come se stessimo parlando della Calabria, perché si parla di paesi interni. Si parla di come questi paesi, come anche lo è Nocera, perché alla fine è un piccolo paesino anche Nocera, come questi paesi possono rinascere, rivivere, trovare una nuova esistenza tramite la resistenza. Giusto o sbagliata interpretazione? Giusto? Quindi ci tenevo a inserire questo libro e a farlo come conclusione proprio di questa serata. Vi ringrazio e vi lascio la parola. Grazie Nicole, allora giro il computer. Ecco Miriam, tu non vedi il pubblico, vedi solo me per adesso, poi loro si faranno sentire magari con un applauso dopo. Allora, a conclusione di questa serata presentiamo appunto il volume di Miriam Iago Antuono, che è una giornalista molisana, che ha scritto appunto questo volume che si intitola Resistere, però con un titolo un po' particolare, perché, aperta parentesi, R, chiusa parentesi, esistere. Ecco, Miriam, ci vuoi spiegare perché questo titolo? Perché questo libro, questo tuo saggio, che è una raccolta di oltre 100 tuoi articoli e che parla delle aree interne, dello spopolamento, hai voluto questo titolo particolare? Sì, allora, quando ho iniziato a raccogliere gli articoli non era mia intenzione di unirli in questo volume, perché io lavoravo per un giornale che si chiamava Officina dei giornalisti e avevo una rubrica che curavo proprio dedicata alle aree interne, ai paesi, per raccontare un po' quella che è la situazione di questi piccoli paesi, quindi raccontare che in realtà ci sono delle possibilità per questi territori. Quindi su questa scia ho raccontato delle storie, ho intervistato delle persone, ho raccontato delle buone pratiche, ho analizzato delle tematiche importanti, ma anche dei progetti e delle iniziative che sono state fatte. Poi ho capito che poteva interessare anche per il riscontro che avevo quando le persone leggevano i miei articoli, così per caso ho deciso così di raccogliere appunto in questo volume che ho appunto intitolato Resistere, che appunto era il nome della rubrica, e poi ho aggiunto come sottotitolo Voci e volti dalle aree interne. Però c'è una particolarità, come diceva Marco, nella prima parola del titolo, perché la R minuscola diciamo che passa in secondo piano rispetto alla E maiuscola, come per dire che prima di resistere noi, in realtà noi persone che siamo cresciuti nei piccoli paesi, quindi le aree interne esistono, quindi ci sono delle comunità che comunque esistono, anche se a volte dimenticate, ci sono delle storie che esistono ma nessuno le conosce,
e ci sono anche delle buone pratiche che però possono essere da esempio per tanti altri che magari decidono di andare via, per esempio. Ottima spiegazione. Allora, dicevamo, questo tuo lavoro saggistico è una raccolta di circa 100 tuoi articoli. Io ho apprezzato nel tuo lavoro, perché questo è un saggio a tutti gli effetti, no? Hai dato un taglio anche particolare a questo saggio. Di solito i saggi sono alcune volte, se non si è appassionati della materia, sono quelli un po' noiosi perché affrontano la materia tecnica, perché ti spiegano, perché scavano l'argomento, e comunque un saggio di solito espone la tesi dell'autore o dell'autrice su quell'argomento. Tu invece hai dato un taglio assolutamente divulgativo di questo tuo lavoro, perché se ci sono 100 interviste lì dentro penso che ci siano 200, almeno 200 voci diverse, sono le tue interviste in buona sostanza. Leggendo qua e là nel libro, io l'ho letto tutto, ma ritrovo, tu citi naturalmente i paesi della tua regione, ma se noi togliamo i nomi dei comuni e ci mettiamo i comuni calabresi delle aree interne, c'è come se parlassimo di qua, ma come se parlassimo anche di tante altre aree interne che ci sono in Italia, lungo la dorsale appenninica, oppure quei paesi sperduti sulle Alpi, oppure i paesi interni isolani, penso alla Sardegna, penso alla Sicilia, come anche aree, tra virgolette, marginali, ma solo dal punto di vista geografico, per carità, che sono le isole minori, che ce ne sono tantissime in Italia. Ecco, il problema dello spopolamento, noi ne parlavamo proprio con la presentazione del primo libro, dove osservavamo che qua dalla Calabria si è innescato già da tantissimi anni un flusso migratorio che sta depauperando le forze giovani di questa nostra regione. Secondo te, avendo analizzato a fondo questo problema, cosa bisognerebbe fare sui territori per frenare lo spopolamento? Allora, così di primo acchito ti dico che bisognerebbe dare valore alle competenze, perché se noi pensiamo ai tanti giovani che vanno via, le persone vanno via perché magari vanno fuori a studiare, ed è giusto magari andare fuori, fare esperienze, acquisire delle competenze, però secondo me è altrettanto giusto che anche, diciamo, la parte politica, o comunque chi di dovere, costruisca il terreno fertile affinché queste persone possano tornare e quindi mettere in pratica le proprie competenze sul proprio territorio. Faccio questo riferimento soprattutto guardando la mia realtà, perché facendo riferimento a queste interviste che ho fatto, quindi ascoltando le voci non solo delle persone ma anche di persone competenti, professori universitari, politici, sindaci, la difficoltà molto spesso è anche quella, anche per esempio pensando, non so, ai progetti europei, all'investimento su determinati settori, è quello che non ci sono appunto le competenze e quindi la burocrazia si allunga, si crea una serie di difficoltà e i paesi si trovano in cui non ci sono i servizi, non c'è la manutenzione delle strade, gli ospedali chiudono, gli uffici postali chiudono, quindi il paese poi non avendo questo si spopola. Ecco, secondo te sui servizi, per esempio, no? La pubblica amministrazione persegue sempre di più gli obiettivi di perlomeno di pareggio di bilancio, e se parliamo degli enti locali, quindi parliamo dei comuni, nel momento in cui un comune eroga un servizio, praticamente l'architettura delle norme impone ai comuni che questo servizio si deve reggere da solo, no? Per esempio lo scuolabus, va bene? Costa un tot, in un'area marginale tu hai un numero talmente esiguo, però ci sono di bambini e di ragazze che devono andare a scuola,
e le famiglie sono costrette a pagare molto di più di come magari si paga questo stesso servizio in aree dove c'è più popolazione, più scuola. Cioè, tu ritieni che debba esserci un'inversione di tendenza e che lo Stato debba comunque sovvenzionare questi servizi nelle aree interne in modo adeguato, senza creare disparità fra chi magari vive in un'area più popolosa rispetto ad un'area dove c'è, è più marcato il fenomeno dello spopolamento? Assolutamente sì. Ecco, bisognerebbe diciamo costruire il futuro per le nuove generazioni, a partire appunto dai bambini che magari sono costretti a dover viaggiare fin dall'asilo per poter appunto andare a scuola. Bisognerebbe costruire in base alle esigenze del territorio, quindi se c'è necessità di investire per quell'area e quindi è necessario lavorare su quello, perché altrimenti il divario secondo me si allarga ancora di più. E quindi ci troviamo poi in una situazione che poi con il tempo potrebbe essere irrecuperabile. Dalla tua esperienza per le aree marginali e le zone interne, se tu consideri un arco temporale da qui a 10 anni, da qui a 25 anni, che previsione puoi fare dalla tua esperienza? Dio, guarda, è una domanda difficile adesso, perché poi io quando, insomma, parlo di questo argomento faccio riferimento quindi alla mia regione, a quella che è anche la situazione anche politica, perché poi non lo dimentichiamo che magari sono loro che tengono le redini un po' di tutta la situazione. Quindi se guardo da qui a 10 anni, la speranza è che adesso insomma si inverta un po' la situazione, e quindi magari poi facendo riferimento a quelle competenze si possa costruire una situazione agevole per tanti giovani che possano ritornare, ma faccio riferimento non solo a livello diciamo amministrativo, ma anche rispetto alla sanità, quindi noi qui abbiamo un bel problema grande rispetto ai bambini di concorso che vanno deserti perché nessuno vuole venire, oppure anche rispetto per esempio alla manutenzione delle strade, perché magari si costruisce dove non si può costruire. Quindi significa che bisogna appunto fare dei ragionamenti seri e logici per poter appunto avere un futuro diverso da quello che abbiamo vissuto fino adesso. Quindi spero soprattutto che da qui a 10 anni, a 20 anni, ci siano delle persone in grado di poter portare dei frutti, ecco, in questa regione, ma poi la situazione delle aree interne è molto simile, ecco, come dicevi tu, a livello nazionale, perché poi sì, io ho parlato del Molise soprattutto nella prima parte del libro, però poi mi sono agganciata anche ad altri territori, e quando mi raccontavano era veramente il nome del paese e la situazione era la stessa. Quindi mi sono ritrovata in molte situazioni, perché io poi sono cresciuta in un piccolo paese, l'ho visto spopolato, sono andata via, sono ritornata, quindi è una situazione che ho diciamo condiviso con tanti, magari anche senza saperlo, ecco. Ora, guarda, ti faccio un'altra domanda piuttosto difficile, perché mi devi convincere le persone ad acquistare il libro, che stanno qua stasera, però gli dobbiamo dare delle buone motivazioni. Mi racconteresti brevemente qualche storia dei resistenti molisani che invece resistono e che non hanno abbandonato queste aree interne? Oppure qualche storia del tuo paese dove vivi, del tuo paese insomma, di origine, che è Duronia. Io mi ricordo abbiamo presentato anche il tuo libro Nella Patria, quello che ho scoperto proprio dalla patria dei contetti e delle fortici, Frosolone, paese bellissimo, ti ricordi se sono salito a febbraio, c'era un freddo glaciale, ma bello. Quindi se ci racconti qualche storia di qualche resistente, io sono quasi convinto che qui nella sala qualcuno acquisterà il libro stasera. Allora, la storia
cui tengo un po' di più anche a livello affettivo, perché è una persona che conosco da sempre, insomma, è la storia di Valerio, che c'è nel libro ed è molto, insomma, la sua storia è bella, non perché l'ho raccontata io, ma è proprio la sua storia più bella, perché lui è un ragazzo che all'età di 32 anni è tornato, lui è vissuto a Roma. Poi dopo un po' ha deciso di andare in Australia, quindi lì era un luogo ben affermato. A un certo punto ha deciso che voleva tornare nel paese dei suoi nel paese d'origine della sua famiglia. Quindi ha deciso di tornare di nuovo, appunto, nella casa dei nonni, e da nulla, diciamo, è iniziato a fare il contadino. Prima il contadino, si è affiancato agli anziani di un posto, ha iniziato ad imparare a come si coltivava la terra, poi piano piano ha acquistato 3 caprette e adesso è un pastore, ha un'azienda ogni caprina, si sembra che si dica in questo modo, produce formaggio ed ha adesso 100 pecore. E la cosa bella è che è diventato un esempio, perché l'Università del Molise lo ha preso come punto di riferimento per un progetto di transumanza. Quindi per il secondo anno consecutivo, anche quest'anno, ha fatto la transumanza con le sue capre, quindi da Livonia si è spostato nel periodo estivo in un altro paese dell'Alto Molise che si chiama Capravolta. Quindi questa è una storia, insomma, di coraggio, di resistenza, perché un ragazzo di 32 anni per cercare la sua autonomia, ha cercato la sua autonomia appunto in un paese dove, ma possibilità lavorative, se non quello appunto di fare la pastorizia alla terra, non ce n'erano. E poi ci sono anche altre storie che, insomma, un po' cavalcano lo stadio di Valerio. C'è anche un altro contadino, che è quello di Castel dell'Indice, che si definisce contadino poeta, che insomma la storia è molto simile, e lui ha deciso, per esempio, di formarsi, quindi all'università ha deciso di studiare agraria, proprio perché il suo desiderio era quello di rimanere nel suo paese, appunto in Alto Molise, e fare il contadino. C'è per esempio la storia di Lorenzo e Marco, quindi due ricercatori universitari che ad un certo punto hanno deciso di allevare lumache. Quindi hanno ripreso un terreno abbandonato a Rocca di Vara, un altro paese, con questo allevamento di lumache, con tante difficoltà dovute anche al Covid, perché dovevano fare una formazione anche a distanza, e adesso hanno questo allevamento, producono, appunto, allevano lumache, producono prodotti a base di barano di lumache, insomma. E fanno anche esperienze con le scuole, quindi anche qualcosa legato al turismo. Quindi diciamo che queste sono un po' 3 storie che però sono molto simili anche ad altre che vengono raccontate nel libro. Grazie Miriam, io ti voglio porre l'ultima domanda e poi dopo ti salutiamo, anche perché l'ora si è fatta tardi, però rispetto agli orari che ci eravamo imposti ci siamo rientrati perfettamente. Noi poi domani abbiamo una seconda serata, solo che domani non abbiamo collegamenti a distanza, quindi con la collaborazione di Don Antonio, che poi dopo ci dirà se questa cosa è possibile, domani forse ci trasferiamo fuori, perché siamo in una sala che è particolarmente calda stasera, anche perché voglio dire, col caldo di questi giorni che ci sta colpendo tutti, poi stasera proprio con c'è poca aria che circola. Poi, prima di passare la parola a Nicole, ti faccio un'altra domanda impegnativa. Fai finta che hai davanti il presidente o la presidente del Consiglio dei Ministri. Sei illustrata, convocata per parlare delle aree interne. Che cosa gli proporresti, cioè qual è la cosa più urgente, la misura più urgente che gli chiederesti per arginare il problema dello spopolamento dell'area interna? Sicuramente di dare la massima importanza e attenzione ai servizi sanitari, quello dell'istruzione e quello della viabilità.
perché senza questi tre elementi le persone non riescono a vivere in un territorio, perché avendo anche, bisognerebbe pensare rispetto ai servizi sanitari, alla sanità sul territorio, quindi alla sanità territoriale. Rispetto alle strade bisogna impegnarsi per custodire le strade interne, quindi soprattutto le provinciali piuttosto che le statali, e rispetto all'istruzione, se non è possibile avere la scuola sotto casa, garantire ai bambini di viaggiare in maniera sicura e nel modo più agevole possibile. Quindi questi tre elementi sono fondamentali affinché le persone possano decidere di rimanere. Perché per esempio andare da un paese all'altro in una scuola probabilmente la stessa distanza che fa un bambino di un quartiere di Roma per spostarsi e andare appunto in una scuola vicino. Quindi ragionare su questo non è necessario appunto andare per forza a piedi, però bisogna mettersi nelle condizioni di poter andare in maniera più agevole possibile, quindi su strade fatte in maniera, insomma, fatte bene, senza troppe buche, senza troppi dossi, e appunto per la sanità è fondamentale, perché se non possiamo curarci, insomma, è inutile rimanere appunto in un territorio dove non arriva l'ambulanza. Ti faccio una proposta, allora io come tuo editore ci metto la copia del libro, tu ci metti una bella, due righe, una bella letterina garbata, la mandiamo alla presidenza del Consiglio dei Ministri la copia del tuo libro? Va bene, okay. Sì, ok. Aggiudicato, allora domani comincio a preparare la spedizione, scrivimi la lettera perché... Io la mia lettera, va bene. Chi lo dice? Non si sa, magari meglio no, dico proprio la presidente del Consiglio, magari c'è tutto quanto lo staff, ci sono tanti di quegli spunti nel tuo saggio, con tante cose che si potrebbero fare davvero e ne avrebbero la possibilità oltre che la facoltà. Miriam, io vuoi aggiungere qualche altra cosa? Hai ancora qualche altra cosa? No, facendo riferimento a questo io dico sempre che finché non si vivono le situazioni non si capiscono, quindi anche chi prende delle decisioni importanti sui territori dovrebbe fare riferimento a chi vive quei territori, solo questo. Grazie Miriam, grazie di parlare. Ti ringrazio davvero per questa partecipazione e ci sentiremo presto e ti auguro buonanotte. Grazie, grazie Marco e un saluto a tutti voi, grazie. Certo. Grazie, grazie. Nicole, ti cedo la parola per la conclusione, siamo a fine serata e grazie pure a te per averci dato questa opportunità. Allora, intanto io ringrazio voi, me l'avete data anche voi, diciamo che ci siamo dati un'opportunità a vicenda. Intanto c'ho un annuncio da fare, è stato trovato un telefono fuori, non so chi possa essere, se di qualcuno lo andrà a prendere. Se avete ascoltato le parole di Miriam, soprattutto che non c'era, penso che abbia capito il discorso che mi stava a cuore, che volevo portare all'attenzione. Almeno diciamo che più o meno i problemi sono gli stessi e anche qualcosina in più, diciamo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con questo augurio di speranza e sempre di resistenza, quindi torniamo a casa con questa forza in più. Domani sera ci vediamo, adesso vediamo se mi d'accordo a vederci all'esterno, sì. Possiamo vederci all'esterno. Vi consiglio di acquistare i libri perché sono tutti interessantissimi, poi penso che qualcuno vi abbia colpito in particolare. E se vi fermate giusto due minuti in più, abbiamo due crostate giusto per stare un po' insieme e mangiare, perché quando si mangia insieme è sempre un momento di felicità.
anche perché abbiamo affrontato degli argomenti veramente forti e pesanti, poi deve ci vuole. Ringrazio tutti. Una cosa che ci dovevo dire era che prima Riccardo voleva ringraziare Don Antonio. Io ho detto che non l'avrei ringraziato finché non fosse arrivato. È arrivato, ha mantenuto la promessa. E allora lo facciamo avvicinare un attimo. Facciamolo avvicinare con un applauso. Ci ha messo a disposizione la sala, ma io voglio fare un ringraziamento particolare perché secondo me Don Antonio è un esempio per la comunità di Nocera. Come sì. No, io non sono neanche, non frequento la chiesa, non sono tanto credente, lui lo sa bene, ma sono arrivata anche a confidarmi con lui. Perché è una persona straordinaria, è una persona di una disponibilità immensa, di una bontà indescrivibile, quindi io ringrazio veramente il cuore e sono felicissima di averla a Nocera. Basta, perché mi fai emozionare, basta. Allora, io l'applauso lo farei a voi, innanzitutto perché penso che queste cose dovrebbero essercene molte di più, che sono convinto, come sicuramente lo siete voi, che la cultura, i libri aprono molto di più gli sguardi, ci fanno guardare oltre, non nel nostro piccolo orticello, poi ci fanno anche fantasticare. Sentivo l'ultima cosa della, non lo ricordo, che già da come raccontava, già i paesi erano fantastici, già il nome, no? Capracotta. Cioè, queste cose sono molto belle anche da sentire, quindi, ed è bello perché è fantastico. Il Rio Nero sannitico. Appunto. Colonia. Esatto. Frosolò. Cioè, sembrano, diciamo, di favola. Però è molto bello. Quindi, anzi, io vi invito e sarete sempre benvenuti, ogni volta ci sarà davvero la cultura ad aprire le menti e credo anche il cuore. E poi anche lo stare insieme, quindi benvenuti quando vorrete, a disposizione. Va bene? Grazie. Grazie di nuovi fantastici, vi invito domani sera, sempre qui, forse fuori, ovviamente sì, fuori, presenteremo altri tre libri che parlano di nuovi fantastici. Il primo è La compagnia del lupo, l'altro la conchiglia d'argento, e l'altro sincronia poetica. I primi due sono proprio dei fantasy che sono ambientati in Calabria, quindi in posti reali, sono stati dipinti con la fantasia degli autori, e invece il terzo è una composizione di poesie. E quindi una serata un po' più leggera, un po' più movimentata da questo punto di vista. Concludo riallacciandomi a quello che diceva Don Antonio, e che diceva che l'autrice di A volte carità, Elena citava, faceva una citazione, diceva che chi legge vive molte più vite, molti più mondi. Ed è vero, perché leggere apre tanti sguardi, tante finestre sul mondo, si vede il mondo da prospettive diverse, ed è una cosa bellissima. Vi ringrazio, ci vediamo alle porte e ai libri, per chi volesse acquistare uno dei testi che abbiamo ringraziamo anche il libro di cuore, e ringraziamo naturalmente anche il TV e la mezza eterna, perfetto. Vi ringrazio.